Buonasera a tutti, vicini e lontani. Facciamo un aggiornamento abbastanza rapido, tanto le cose le sapete tutti. Solo per focalizzarci un po', anche perché ne sento un po' di tutti i colori. Ho avuto molte telefonate oggi, quindi datori di lavoro che non fanno ritornare la gente al lavoro e vogliono da noi una certificazione che il malato non è infettivo. Vabbè, non lo so. Una benedizione, non lo so, quindi cose veramente. E poi molte domande. Torno da Venezia, torno da lì, torno da là, che già fa. Allora, adesso cerchiamo appunto di avere un attimo, almeno noi, quello che possiamo, le idee chiare. Allora, le zone coinvolte, tanto leggete tutti i giornali, quindi ormai lo sapete, quindi abbiamo questo grande focolaio in Lombardia. Questo è grandino assai veramente, è di difficile contenimento. Poi l'altro focolaio è a Vo, quindi in Veneto. E poi purtroppo i casi stanno girando un po' in tutta Italia, quindi turista bergamasca che è andata in vacanza a Palermo e quindi pure col suo gruppo Mo, mi sembra che altri due sono risultati positivi. E quell'altro che è andato in Austria, quell'altro è andato in vacanza a Tenerife, la coppia è andata a Tenerife, quindi mille mo' in questo albergo a Tenerife che stanno tutti là. E quindi vabbè, è chiaro che. Però è anche vero che il contenimento e mitigazione stanno cercando comunque di fare. Quindi già lo sforzo notevole di aver rintracciato tutti questi contatti, ma immaginatevi che lavoro enorme che c'è dietro, veramente enorme. Questo è il focolaio, i paesini della Lombardia, come vedete è proprio un focolaio. Lì adesso c'è il decreto del Consiglio dei Ministri, quindi sospensione di tutte le attività, poi lo vediamo. E quindi questi sono i paesini della zona rossa. Se un paziente, allora, a me è venuto, non è venuto, mi ha telefonato a dire un paziente veniva a Codogno, era rientrato a Ciampino il 12 febbraio, era stato via solo un giorno dall'11 al 12 per lavoro, stava benissimo, però questo era un caso che per forza di cose lui stesso doveva segnalare all'ASL, quindi stamattina gli ho dato i riferimenti dell'ASL e quindi ha telefonato al dipartimento. Gli è stato consigliato solo, visto che ormai siamo al 25, prudentemente lui però era stato a casa, quindi non era andato di nuovo a lavorare, era stato a casa. Non aveva avuto visitatori, quindi una situazione molto tranquilla, l'ideale direi. E quindi, essendo già passati più di 6 giorni ad avantieri, o 8 a giorni, 8 a oggi dal suo rientro, ed essendo di media l'incubazione di 6 giorni, poi può arrivare, sì, lo vedremo dopo a quanto può arrivare, ma è 6. Numero magico, ricordiamocelo, quindi un paziente ti dice sono ritornato da 8 giorni e non è ancora febbrile, probabilmente se l'è cavata. E quindi la ASL gli ha consigliato un isolamento volontario, fiduciario, per altri 2 giorni e così finisce il periodo dei 14 giorni di incubazione. Quindi casi come questi però possono assolutamente capitare. Allora, questi paesini qua, come dire, almeno per assonanza ce li dobbiamo ricordare, perché questi sono quelli della zona rossa, dove c'è l'obbligo per decreto di segnalazione, l'obbligo. Poi è chiaro che c'è tutta la zona gialla, cioè dove bisogna fare attenzione, quindi dove le domande devono essere ancora più accurate, perché se quello mi dice vengo da Codogno è un fatto. Se quello mi dice vengo da un paesino della Lombardia che manco conosciamo, allora lì dobbiamo essere più attenti nell'indagare e vedere se c'è un qualche filo diretto o indiretto con le zone del focolaio. E poi abbiamo appunto tutte le zone dove ci sono
questi positivi, Liguria, Trentino, Emilia Romagna, dove bisogna lo stesso porre attenzione. Sapete che l'11 febbraio l'OMS questa malattia l'ha chiamata adesso Covid-19 e l'agente causale adesso si chiama SARS-CoV-2, così è la nuova denominazione. Vi ricordo che appunto la trasmissione è da 2 a 14 giorni, però un medico cinese, questo signor dottor Zhong Nanshan, non so come si pronunci, quindi chissà come l'avrò detto, questo medico è il medico che a suo tempo fu uno dei principali ricercatori della SARS. Questo medico ha detto che un paziente ha riportato un periodo di incubazione di 24 giorni, quindi in certi casi l'incubazione vuol dire può arrivare un pochino più a lungo. Certo, pochi casi nel mondo, ma lo dobbiamo comunque in qualche modo tenere presente. I segni clinici, ve li ricordo, sono quelli abbastanza consueti: la febbre c'è nel 90% dei casi, la tosse secca, secca. Questo è un segno molto importante, 80%. Difficoltà respiratorie, il 20%, quando insorge la difficoltà respiratoria siamo già in un ambito ovviamente molto vicino alla, cioè siamo già nella polmonite, questi sono un po' di quadri radiologici. E, come segni di laboratorio c'è la leucopenia e la linfocitopenia. Quindi, dirà, esordisce con questi sintomi. Allora, si sta vedendo che la prima e la seconda settimana il paziente può essere anche stabile con questi segni abbastanza innocui di febbre, tosse, stanchezza, eccetera. La settimana problematica è in genere la terza. Ancora se ne sa poco, quindi prendete tutto quello che vi dico. Così, sempre con le molle, perché magari domani c'è un'altra cosa, però grosso modo diciamo che è così. Quindi la terza settimana sembra essere la più difficile, ma in quella terza settimana, se si entra in condizioni critiche, si entra in quel 20% di pazienti appunto gravi. Di questo 20%, il 15% rimane grave, ma diciamo così, con ottime speranze di guarigione. Il 5 in fase critica ha invece una probabilità di andare a decesso a seconda dell'età, che è questa più o meno. Allora, diciamo che ci sono diversi studi, questo è assolutamente il più grosso in assoluto, perché è basato su 72.000 casi confermati. Anche se ci sono altri studi, purtuttavia uno studio mi può dire che è il 13,8 piuttosto che il 14, cioè voglio dire, ma in fin dei conti la tabellina è questa. Come vedete, i bambini hanno un tasso di fatalità decisamente molto basso. Infatti non mi risulta che nessun bambino sia ancora morto, non risulta una trasmissione in gravidanza verticale. Un solo ragazzo di 19 anni è morto e poi sono morti purtroppo dei dottori molto giovani, trentenni su per giù o roba di là, so, giovani, ma perché? Perché poverini, sono quelli che si sono sorbiti tutte le prime e seconde ondate dell'epidemia avendo scarsissime risorse di dispositivi, come diceva poco fa Giampiero, quindi non avevano niente, stessa mascherina usata all'indomani mattina, quindi in condizioni di stress, di deprivazione, nel senso che non c'era il tempo di mangiare, non c'era il tempo di dormire. Cioè, poveracci, è veramente una cosa. E quindi, poverini, sono morti. Vabbè. Come vedete, il tasso si alza e diventa un po' significativo, cioè passato l'1,3% dai 50 anni in su. 3 qualcosa la fascia 60-69, decisamente più altina dopo i 70 e dopo gli 80 raggiunge un tasso veramente alto.
perché le comorbidità agiscono in maniera significativa. Le misure di prevenzione, ne abbiamo già parlato, ma solo per ricordarvi che sì, è vero, passa per droplet, però c'è ancora il problema irrisolto delle superfici, perché questo è un virus che in un ambiente secco e asciutto potrebbe anche morire in 3 ore. Ma in una superficie umida, umida potrebbe invece sopravvivere fino a diversi giorni addirittura. Quindi non è sufficiente la mascherina, non è sufficiente che la nostra attenzione vada su un presidio, peraltro appunto inefficace come la mascherina. Io farei più caso alla pulizia delle superfici o all'uso di guanti in alcune situazioni, perché se io poi tocco quella superficie e poi mi vado a toccare gli occhi, beh, vabbè, è altamente probabile, beh, certo, non con un contagio solo, voglio augurarmi, però dobbiamo usare la precauzione da contatto, questo è estremamente importante. Se poi invece c'è un'infezione respiratoria acuta, il paziente deve essere isolato in una stanza singola, poi lo vediamo, vedremo la nostra proposta che abbiamo fatto. Indossare la mascherina chirurgica, il paziente la deve indossare più che noi, il paziente, perché è la sua tosse che dobbiamo evitare o il suo starnuto. Gli mettiamo i guanti anche a lui, in modo che. Perché se ha tossito nella sua mano, quindi i guanti subito a lui. E poi anche noi indosseremo la mascherina. Il filtrante va bene, quello è un altro ragionamento, che non credo lo vedremo mai un filtrante noi. Però insomma so che come si chiamano le cose agricole? L'azienda agricole. Nei negozi che vendono Al prodotti agricoli, consorzio mi hanno detto che agrario. vengono a Consorzio Agrario, vendono un'ottima mascherina che non costa neanche molto. La mascherina con l'elastico, Antigas, quella sono da quelli che coprono giardinaggio, completamente la faccia quelle e che c'hanno il hanno barilotto quella da davanti. giardinaggio. La riga marrone sul filtro sono antigas. Quindi. Vabbè. Queste sono le raccomandazioni dell'OMS, dove dicono se non hai una stanza, abbia almeno la precauzione di stare a 1 metro, almeno a 1 metro di distanza per evitare le goccioline più grosse. E appunto l'operatore sanitario dovrebbe indossare questa mascherina, gli occhiali e i guanti. Se il paziente dovrebbe stare isolato nella stanza, non possiamo farlo spostare una volta che, speriamo mai, ma se l'abbiamo identificato, non si può spostare poi dalla stanza, perché altrimenti ci sono altre precauzioni. Vi raccomando, nei nostri studi, puliamo le maniglie delle porte di continuo, perché sono quelle in assoluto più toccate dai pazienti. Quindi le maniglie della porta diventate maniaci, ma puliteli di continuo. La superficie del vostro cellulare deve essere continuamente pulita, continuamente, perché voi lo lasciate sulla scrivania, dopodiché quello tossisce e voi non sapete poi cosa portate a casa. Quindi pulitelo, pulite gli stetoscopi, pulite tutto ciò che è pulibile in pratica. Tutto ciò. Ricordatevi l'uso della nocca, è molto importante. Se spingete il pulsante di un ascensore o di qualsiasi altro pulsante, anche in studio, la luce, quello che volete, non fate così, imparate a fare così. Il pulsante si spinge lo stesso. E qua non è che ve ne importa, ve ne importa, lavatevi le mani, ma ci avete un po' di tempo, perché comunque non è che. No, fate i giocolieri, oppure è un po' difficile, sì, o vi strofinate l'occhio così. Quindi ricordatevi la nocca, è estremamente importante. Vabbè, io penso che ormai sia chiaro a tutti come
come dovete fare una corretta anamnesi. È fondamentalmente riassumibile nella frase che poi ho copiato, ve lo giuro, proprio copiata questa frase dal professor Nicastri dello Spallanzani. Da dove vieni, dove vai, da dove deve diventare il mantra. Da dove vieni e dove vai, perché questo ci aiuta a tracciare la filiera, ed è la cosa più importante, perché poi se quello ti dice io sono stato a casa, ho messo mosso da casa su 15 giorni che sta, e c'ho la febbre, vabbè, quello insomma, se non ha ricevuto nessun visitatore, nessun nipote, nessun figlio, nessuno, quella è una situazione tranquilla, lo potete immaginare da voi. Questa è la circolare, la precedente di gennaio della Regione Lazio, dove vi ricordo che a noi non è che venivano affidati particolari compiti, noi ci ha scritto dovevamo aiutare a limitare il ricorso al pronto soccorso, ma con una valutazione clinica e anamnestica con particolare attenzione agli spostamenti e successivo contatto con lo Spallanzani. Ora, questa circolare era, anzi decreto, è stata fatta nel momento in cui era in atto il contenimento, quindi noi avevamo a Roma solo 3 casi allo Spallanzani e in Italia non c'era nulla, e quindi noi eravamo in una situazione, avevamo chiuso gli aerei, tutto a posto, quindi è chiaro che noi dovevamo contattare lo Spallanzani. Oggi lo Spallanzani tracollerebbe se tutti i medici del Lazio gli riferissero ognuno quello che gli è successo oggi, no? Sono almeno 5.000 segnalazioni, non ce la farebbe il centralino del Lazio, poi le nostre 5.000, gli altri. Comunque sia, tenete sempre presente il numero telefonico perché ci può sempre servire. Mentre invece, se il caso appunto ha una storia di viaggio, in questo caso era dalla Cina, Hubei, Wuhan, tutte le cose, ma ormai vale un po' per tutto, allora il medico ha l'obbligo di segnalare, no, non un po' per tutto, quello che vi ho detto prima, zone rosse, zone gialle, il medico ha l'obbligo di segnalazione all'ASL di competenza. Questo lo dobbiamo fare, perché c'è l'obbligo di segnalazione. Poi lo fa il paziente, ma è importante che anche noi seguiamo la cosa. L'isolamento fiduciario. Se il paziente viene messo in isolamento fiduciario, diciamo che è il Dipartimento di Prevenzione che assume il ruolo più grosso e fondamentale, perché sarà lui che deve parlare con i pazienti, con i conviventi, per istruirli esattamente su cosa devono fare, quindi possibilmente niente visitatori, possibilmente isolamento del paziente in una stanza, pasti a parte, insomma tutte le precauzioni del caso. Il paziente si deve misurare la temperatura e poi la deve comunicare quando il medico del dipartimento telefona, e se in qualche maniera la situazione poi diventa diversa e critica, concorderà in questo caso con lo Spallanzani direttamente la modalità di gestione. Questo ve l'ho detto, che abbiamo l'obbligo anche noi del flusso di notifica, nel senso che se noi in qualche modo veniamo a conoscenza o sospettiamo un caso, noi dobbiamo darne segnalazione all'ASL. L'indagine di epidemiologica, quindi l'attenzione deve essere accentrata sulla specifica condizione di rischio. Quindi se il paziente è andato a Frosinone e Frosinone non ha casi, credo che sia banale dirlo, ma non c'è, il fatto che si sia spostato non ha molto senso rispetto alla condizione di rischio. I sintomi, la modalità di trasmissione, cercare di capire quanto più possibile se te lo dicono, e cerchiamo di evitare le varie tachipirine. Quindi invitiamo i pazienti con febbre a non usare antipiretici o antibiotici, ancora peggio, se non dietro il nostro consiglio, perché
altrimenti potremmo coprire dei quadri che poi invece sono importanti da sapere bene. E poi dobbiamo sempre avere a portata di mano il numero di telefono, che poi adesso vi faccio vedere, e che sono importanti per se abbiamo un dubbio, se quello peggiora o cose del genere. Vabbè, e questo è. Ora, siccome questa circolare, ripeto, era stata fatta quando ancora eravamo nella fase di contenimento e adesso siamo entrati praticamente in un'altra fase, che è quella della mitigazione, ovvero il film dovrebbe essere che si diffonde e che la mitigazione cerca di contenere i singoli focolai, ma è anche vero che qualche caso può scappare, quindi in qualche modo pervenire alla nostra attenzione. Quindi quello che abbiamo cercato di spiegare in regione è che noi dovremmo avere una fase di triage prima che la persona entri in studio. Per carità, non mandandogli la segretaria, perché se no esponete la segretaria, quindi ci mancherebbe altro, il nostro braccio destro, poi come facciamo, insomma. Quindi vanno difese sperticatamente le nostre segretarie. E quindi mettendo un avviso che poi vi faccio vedere fuori dallo studio, dicendo: se hai la febbre, se hai la tosse, se hai sintomi respiratori e hai una storia di viaggio o spostamento in zona a rischio, gira le spalle, vattene a casa e telefona. A quel punto, quando lui torna a casa e mi telefona, io indago il più ampiamente possibile per cercare di capire se ci siano possibilità di rischio. Quindi questa è la cosa più importante, cercare di far capire all'altra parte quanto è importante fare un triage. Dopodiché, appunto, continuiamo con il triage telefonico, e se quello mi dice che è tornato da una zona rossa, certamente io devo chiamare il 112, certamente. In attesa che mi arrivino i sanitari del 112, cosa devo fare? Quindi anche nel corso dell'intervista per la corretta anamnesi, devo allontanarmi, se non l'ho già fatto, devo allontanarmi dal paziente. Non devo procedere a una visita, in quella fase non posso procedere a una visita. Prima mi devo allontanare, gli do la mascherina, gli do i guanti, mi faccio dare il numero di telefono, gli dico: adesso mi scusi, lei resta qua e io vado di là, la chiamo e continuiamo la nostra intervista. Quindi andate in un'altra stanza, spero che ce l'abbiate, perché se no la cosa diventa in effetti un po' difficile, ma comunque si può fare tutto, perché per esempio si può sgombrare in fretta la sala d'attesa prendendo i nominativi di tutti, compresi gli accompagnatori, vi prego. Non vi fate sfuggire l'accompagnatore, l'amica, la mamma, la figlia, perché è importante. E se proprio quel medico ha una sola stanza, non andate in bagno, per favore, perché è un ambiente piccolo, confinato, dove è meglio la sala d'attesa, la sgombrate, dopodiché proseguite appunto con l'intervista col paziente, e poi speriamo che quel paziente vi arrivi in condizioni non critiche, se no come medici ci toccherà anche visitarlo, ma insomma questa è difficile che arrivi in studio mezzo malconcio, insomma. E quindi aspettiamo l'arrivo dei sanitari. Ecco, annotare in agenda dedicata, quindi prendiamoci un'agenda, la dedichiamo solo a quello, ogni giorno, se dovesse verificarsi una condizione quale vi ho illustrato, scriveremo esattamente tutti i nomi, perché poi questi nomi li dobbiamo dare alla ASL, che li metterà in osservazione se il caso viene confermato positivo. Una cosa che a noi ci sembra sicuramente banale, ma che sarà non facile, ma mi auguro che invece venga accolta, è che per evitare un sovraffollamento assolutamente inutile in questa fase dei pazienti per la ripetizione della ricetta, quando noi abbiamo in mano la soluzione,
la soluzione c'è, perché ormai le ricette sono 9 anni che vanno in un certo modo, prima elettroniche e poi dematerializzate. E adesso la sperimentazione della dematerializzata direi che è sufficientemente compiuta, anche senza promemoria si potrebbe andare lisci. E se proprio questa strada non fosse percorribile, pur tuttavia ci sono altri modi che poi analizzeremo, vedremo un po'. Adesso proviamo così con la regione, l'abolizione del promemoria, poi vedremo eventualmente altre modalità. Come? Non ho sentito. Scusa, sì, la ricetta viene, la ricetta di fatto è inviata, quella è solo una ricevuta, un'attestazione, per cui la ricetta è nel server, il cittadino andrà in farmacia, quella è inevitabile, con la sua tessera sanitaria, e il farmacista erogherà la medicina, punto. Già potrebbe funzionare, già, al momento non c'è. Perché ci stanno una serie di problematiche, che adesso è lungo dire, in parte tecniche, in parte anche di rimborso, e poi c'è il capitolo di P, c'è il capitolo farmaci classe C, che purtroppo comunque quello per il momento è inevitabile. Però è tecnicamente possibile. Tant'è vero che stavamo in trattative con la regione per accelerare questi tempi. Vediamo, vediamo. Però non è domani mattina, potrebbe essere dopodomani per capirci. Comunque, questa è la proposta, poi vedremo un attimo che cosa. E allora, aspetta che adesso poi questo lo illustriamo. Lo dice dopo. Noi qui chiediamo un allargamento ai casi di febbre e sintomi respiratori, se ci fai caso bene, non è in caso di caso o confermato o in sorveglianza, poi lo vediamo. Questa è la deroga in quei casi in cui ha la febbre e il sintomo, e che capiamo che è un quadro abbastanza tranquillo, non c'è rischio epidemiologico del genere, ma cerchiamo di evitare di ammalarci. Perché non, in questa fase noi non ci possiamo ammalare manco di influenza, perché se te la cogliamo poi non lo so, quindi abbiamo chiesto anche questo, dovevano parlarsi con l'INPS mi pare stamattina, e vediamo che cosa dice l'INPS. Scusa, se in questo periodo incominciamo ad ammalarci e ci mettiamo in quarantena, già ci stanno pochi medici, i pazienti vanno finiscono, no? Quindi oltretutto stanno, no, lì c'è l'EMPAM che questo è anche intervenuto. Poi diremo qualche cosa, perché si sta lavorando su questo. Il problema è che anche noi, cioè, attenzione, perché poi i problemi che sono successi oggi, ma ne parleremo, io farei finire Maria, è che è capitato anche, abbiamo sentito, studi chiusi, situazioni particolari, evitiamo, ne parliamo dopo. Ma c'è stato qualcosa del genere, perché io ti farei finire la relazione, perché è una cosa importante, poi lo dibattiamo. Questa cosa ma questo è un discorso vecchio, cioè il medico che va in ferie è un discorso, il medico che si ammala è un problema, ci abbiamo alcune tutele, ma in questo periodo voi capite che rischia una quarantena, è un problema. Vengono messi in quarantena pure quelli che sono venuti a studiare. Esatto, quindi facciamo finire e poi chiudiamo la storia. Sulle ricette, allora, capito qual è il problema? Quindi, perciò abbiamo anche detto che noi prima di effettuare una visita domiciliare, ed ecco perché la richiesta di questa deroga, noi ci dobbiamo accertare appunto del rischio epidemiologico. E in tal caso dobbiamo decidere se proseguire con la nostra valutazione clinica o se ci occorre che intervenga l'infettivologo, l'ASL, lo Spallanzani, chi si sia. Per applicare le precauzioni standard io ho bisogno di un disinfettante. Io ho pagato ieri mattina, mi sembra, una boccetta, ne ho prese 4 da mezzo litro, perché erano le ultime 4, e le ho pagate 22 euro. Boccette di alcol da mezzo litro. Questo è veramente sciacallaggio. E spero
e pregherei, dovremmo segnalare alla regione. Alla Maria, ti dico che stasera tornando ho sentito alla radio l'intervista al presidente, al direttore della protezione civile. Una delle cose che sta facendo il governo è una centrale d'acquisto di materiale di questo tipo, quindi amuchina, che non è la mucchina di quello che sta girando, alcol, mascherine, eccetera, con centrali d'acquisto, e quindi in maniera tale che chi fa l'acquisto c'ha anche un risparmio e un vantaggio. Però si stanno muovendo, i tempi non sono domani mattina, le speculazioni purtroppo ci sono. Ma anche la varechina non si trova più, la varechina, la candeggina non si trova più. Beh, allora, e quindi vi dicevo, uno le precauzioni senza dubbio, io ancora non ho comprato le adotta, se ne ha la possibilità, perché il momento in cui finisco queste quattro boccettine, se non interviene il governo, non lo so. E quindi la richiesta è che le ASL ci forniscano a noi, ai pediatri e agli specialisti ambulatoriali, qui manca, però è stato chiesto anche per gli specialisti, ci sono gli specialisti, sì sì, almeno tre kit a settimana, perché tre kit sono, come dire, la quantità minima ipotizzabile per medico, tre kit a settimana, questo per noi e per i pediatri, insieme ai detergenti idroalcolici a mettere in sala d'attesa in modo che il paziente... Vabbè. Poi per i medici invece di continuità, per i medici degli ambulatori di cure primarie, per gli specialisti ambulatoriali, oltre il kit dovrebbe essere assicurata assolutamente la rimozione dei rifiuti speciali e la disinfezione quotidiana dell'ambulatorio, perché la cosa più importante, ripeto, è la pulizia delle superfici dure e della strumentazione. I rifiuti, come vanno smaltiti? Nei rifiuti speciali, non c'è nessuna cosa particolare nei rifiuti speciali. E poi a noi spetterebbe anche informare la cittadinanza delle direttive istituzionali. Allora, questi sono i numeri delle varie, i numeri verdi delle varie regioni. Per il Lazio il numero verde, credo attivo da domani, è 811 8800. Poi ci sono i numeri delle altre regioni, quindi numero verde regionale probabilmente attivo da domani. Per Roma e provincia, il medico, perché questo è il numero verde regionale a disposizione della cittadinanza, di tutti, eccetera. Per Roma e provincia noi telefoniamo al numero 112, quindi non più allo Spallanzani, ma al numero 112. Per le province, quindi chi chiama da fuori Roma, deve fare il numero 800-118-118, che è il 118. Numero verde. 811 8800. È un 118 800. Eccolo. Ovviamente per chi ci si ascolta da altre parti d'Italia si ricopiasse quelli che sono delle persone. Saranno sul sito del Ministero della Salute, questi si trovano. Certo, questo è già sul sito, è già sul come sito. Vedete, c'è scritto Ministero della Salute. In televisione l'avevamo già fatto vedere questo numero 800. Teresa, devi parlare col microfono, ce l'hai là vicino. Ecco. Vabbè, questa è diretta. È già acceso, sì. Acceso. Allora, in televisione avevamo fatto una differenza fra il numero 800, 118, 800, dove erano le segnalazioni di quando i sintomi erano lievi, mentre il numero 112 era quello quando c'erano i sintomi gravi. Quindi è quello che dovremmo fare noi. O a noi o al paziente se sente in condizioni quindi cliniche. Quindi questo 800 che non per respira, la popolazione. Per la popolazione in generale, certo. Perfetto, può avere tanti dubbi la popolazione, no? Oh, ok.
Oh, mentre questi, mi dispiace, si vedono male, come si può fare? Guarda, questi li abbiamo mandati e li manderemo adesso su WhatsApp. Li abbiamo mandati a qualcuno, non a tutti. Adesso Giampiero, magari appena c'è un po' di tempo, li mettiamo in maniera decente. Questo lo mandiamo. Sì, questa non è bellissima, non è chiaro, però insomma ci stanno i numeri delle ASL. Quindi, poi magari, siccome questa, abbiate pazienza, ma davvero recuperare delle informazioni a volte è di difficilissima attuazione in tempi brevi, quindi se vedete che questo elenco può essere organizzato meglio, ognuno di voi ci faccia pervenire qual è il numero di telefono che vi darà la ASL o cose del genere. Noi non possiamo sapere tutto, questo è l'impianto, come dire, generale del servizio dei dipartimenti di prevenzione, però magari invece che un certo numero ne avete un altro, ecco. Ma dovrebbero anche dare i riferimenti distrettuali, questo è aziendale, quindi dovrebbero poi scendere a livello di distretto. Dovrebbero poi scendere a livello di distretto, quindi come avete le notizie fornitecele, perché noi aggiorniamo poi di continuo le cose. Considerate che questa è una cosa assolutamente in divenire, eh? Cioè le ASL adesso possiamo dare tutte le colpe che volete a chiunque, ma è una cosa che è cascata veramente in maniera pesante, quindi stanno lavorando tanto, qualche volta bene, qualche volta male, ma cerchiamo anche di capire. Ovviamente stanno lavorando, certo. Ma è anche piovuta sulla testa di tutti, dai. Questa è la notizia oggi, la mappa è delle ore 12 e contava 283 contagiati, un guarito, 7 decessi. Poi il guarito è chi è quello della Regione Lazio, no? Alle 19 i contagiati erano 322 e i morti erano saliti a 11, tutti anziani e con malattie importanti, quindi... come vi dicevo prima, finora 11 decessi. Sopra gli 80 anni con patologie concomitanti. Nel mondo ci sono stati 27.747 guariti, quindi guariti degli infetti, guariti accertati, quindi sicuramente la percentuale è anche più alta. L'altro, vi dispiace se possiamo... scusate, finiamo la, parliamo, finiamo la presentazione. Finiamo, sto finendo. La presentazione. Il 23, quindi avantieri, il decreto a presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto le norme per la quarantena, e quindi ha detto divieto di allontanamento, accesso a comuni interessati, vietate manifestazioni, i musei, un po' tutto. Questo vi voglio segnalare, queste righe in grassetto, perché riguarda appunto l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e l'obbligo per chi ha fatto ingresso in Italia da zone a rischio. Qui ancora non c'era scoppiato bene bene quando preparavano questo decreto e quindi ancora facevamo capo ad altre zone, di comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione della ASL. Allora, quando c'è viene applicata a un lavoratore l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva in virtù di un decreto della Presidenza e Consiglio dei Ministri, quella non ha bisogno di certificato di malattia, è una sospensione da legge. Quel lavoratore non è che non vuole andare a lavorare, non ci può andare per una disposizione presa nell'emergenza, quindi non ha nessun bisogno del certificato di malattia. Questo deve esserci proprio chiaro, chiaro, chiaro a noi, in modo che lo possiamo passare ai pazienti. La stessa cosa, se alcune imprese chiudono, sempre in virtù di questo decreto, non è che il datore di lavoro può pretendere una certificazione di malattia, quell'impresa è chiusa per legge, è chiusa in virtù di un provvedimento speciale, quindi non serve il certificato di malattia.
Questo ci deve essere davvero chiaro, perché altrimenti poi facciamo. E ricordatevi che il decreto dice che se non si rispettano tutte queste misure si è puniti ai sensi dell'articolo 654 dell'articolo penale, che proprio leggero non è. La galera. Dite. Un attimo solo, finisce la presentazione, c'è lui e c'è il Sede con la domanda. C'è lui con la faccenda della Germania, uno, due e tre, li segniamo. Poi abbiamo fatto i manifestini. Giampiero però già li ha mandati, no? Sì. Questo è uno ed è quell'informativa che sarebbe bene appendere fuori dallo studio. Contiene in nuce le cose salienti, ok? Quindi se hai fuori dalla porta, fuori. Quindi se hai difficoltà respiratorie, tosse, febbre, una storia di viaggio o spostamenti, non recarti dal medico, chiamalo. O contatta il 112 se proprio hai difficoltà serie, eccetera. Non recarti allo studio né al pronto soccorso, evita i contatti con le persone vicine, consigliare comunque di non allontanarsi anche loro da casa, resta a casa, sarà il tuo medico i servizi preposti a decidere il da fare. Quindi mi sembra molto chiaro, un po' drammatizzando, no? Abbiamo messo le nostre figurine che servono anche ad allentare appena appena la tensione, non sono figure preoccupanti, perché in questa fase dobbiamo evitare davvero il panico, l'ansia, perché può capitare. Però dobbiamo cercare di convincere il paziente ansioso che non vuole andare a lavorare perché ha paura di andare in un certo posto. Beh, cerchiamo di fargli capire, cerchiamo di capire dove va, nel caso lo sconsiglieremo o nel caso gli diremo ma insomma vai a Napoli, vai tranquilla per il momento, no? C'è pure la partita oggi, vero? Dove? Napoli, Barcellona. Vince il Napoli. Una volta tanto so le cose. Ecco perché Cirillo non vedo Cirillo. La carenza di Cirillo questa sera è cominciata. Beh. Vi ricordiamo sempre anche il manifestino, ora lo aggiorniamo quanto prima possiamo. Qui rincorrere gli eventi sta diventando veramente defatigante, credetemi, per cui quello che è valido un giorno l'indomani può perdere, però tenetelo presente che grosso modo qui c'è il cinese, ormai ci dobbiamo mettere Lombard. Vabbè. Poi per chiudere, ma solo perché mi piace tanto, no? Perché rappresenta un po' la situazione che c'è adesso in Italia, un po' che litigano, fanno, no? I politici, cose. Allora, chi può non può, chi può non può, chi fa, chi sa, non fa, chi fa, non sa, e così il mondo mal va. E mi è sembrato carino, 1528, il mondo va sempre così, quindi non stupiamoci poi tanto se... Ecco qua, le domande. Allora, la domanda c'era prima lui, domanda. Dategli il microfono perché sennò non si sente nulla fuori. Poi aspetta, rispondiamo anche a quella la domanda che mi hanno fatto fuori, le altre gli ho risposto scrivendo, ma quella dell'ADAC le rispondiamo. Prego. Per quanto riguarda la pulizia, visto che è una cosa importante da tenere negli studi, come ci comportiamo con le ditte di pulizia? Dobbiamo dirgli di fare particolare attenzione, fare qualcosa, dobbiamo informarli? Aspetta, io non so se è che ti ho sentito bene. Con le ditte di pulizia come si devono regolare? Ma non siamo noi a pulire, sono loro. Eh beh, certo. Quindi, allora, aspetta, sì, un buco nel mio ragionamento, c'hai ragione, ti ringrazio di avermelo segnalato. Allora, se tu non hai casi sospetti e quindi c'hai i normali casi di raffreddore, influenza, tutto quello che vuoi, non cambi nulla. Se disgraziatamente ci capita un caso sospetto, lì indubbiamente bisogna pulire, però con un determinato modo. In realtà se ne dovrebbe occupare il servizio di prevenzione delle ASL. Voi ci credete? Mo devo ancora pulire lo studio. Vedo che siete tutti d'accordo con me. Quindi, da una cosa teorica, andiamo al pratico. Cosa fare, visto che tanto quelli non vengono? Allora, là certamente dovremo
munirci davvero di guanti e possibilmente cominciamo a tenere, andiamo al consorzio agricolo e ci risparmiamo e ci compriamo un bel grembiule di plastica. Quindi indosseremo un camice a perdere, un grembiule di plastica, la mascherina e i guanti. Se avete una sovrascarpa di quelle di plastica che usano l'ospedale, meglio ancora. A quel punto pulisci i pavimenti e le superfici dure con una soluzione di candeggina, quindi pulisci tutto bene. La candeggina agisce molto velocemente, lo studio è agibile dopo 15 minuti. Se tu hai pulito tutto per bene, lo studio è di nuovo agibile. Se quel paziente, il problema è dopo, cioè se quel paziente viene confermato, perché allora il problema è, tu cosa diventi? Un contatto stretto, no? E quindi te ne vanno a casa. E quindi lo studio, non ti preoccupare di chi lo pulisce, perché il problema si è risolto alla base. No, lo puoi pure pulire, però proprio vai a casa. Ok, lascialo sporco, si pulisce da solo nel tempo. Si pulisce. In 9 giorni magari no. Quello muore, no? Il coronavirus muore. A riguardo, però, questo è importante quello che ha detto Maria. Se dovesse succedere che qualcuno si contamina, si sta lavorando anche con l'EMPAM. Perché? Aspetta, una cosa per voi. Aspetta. Finisci le pulizie. Finisci. Allora, quando vi togliete o se avete un personale che volontariamente vi aiuta, mi raccomando, in tal caso state attenti a come togliete poi questa roba e che mettete ovviamente i grembiuli di plastica, non si riusa più, i calzaretti non si riusano più, tutto aperto. Quindi indossando i guanti togliete il grembiule, togliete con attenzione la mascherina sollevandola da dietro, quindi non è che la prendete e ve la spargete in tutta la faccia, e mi raccomando vi dovete pulire la suola delle scarpe, perché altrimenti vi rimane attaccato sulla suola delle scarpe, quindi con la stessa soluzione di detergente a base di candeggina vi pulite la suola delle scarpe. A quel punto sei ragionevolmente tranquillo. Possiamo dire di stare tutti a casa un mese? Gioia, non so può. Non so. Beh, ma insomma, guarda, gli italiani tutto sommato mi sembra, eccetto alcune cose che sono i supermercati vuoti o cose del genere, vabbè, che sono cose da panico, insomma, quindi. Appunto. No, una cosa. Però insomma mi pare che stiano reagendo tutto sommato abbastanza bene, perlomeno il fatto di starne. Vede che vengono appunto. Quale prova migliore stanno reagendo molto bene? Allora, sì, l'EMPAM. L'EMPAM perché si lega, no? Quindi. Allora, l'EMPAM si stanno attrezzando qualche cosa. Allora, in Maria, realtà ci siamo anche informati su una cosa. Un eventuale contatto può essere paragonato a un'influenza. In realtà è una forma influenzale di infezione che può sfociare in malattia, può invece limitarsi ad una certa sintomatologia. L'EMPAM sta studiando la possibilità di in qualche modo intervenire, perché sulla malattia ci abbiamo la polizza nostra. Quindi se uno sta in malattia, sta in malattia. 5 giorni perdi 5 giorni, l'EMPA sta studiando. Ma ragazzi, qui stiamo andando su situazioni che possono succedere. Io ricordo sempre che a Roma 3 sempre so. Quindi, però possono diventare molti di più e non lo sappiamo. Ma anche qui poteva l'EMPAM o chiunque prevedere una cosa di questo tipo? Allora, stanno studiando degli eventuali accorgimenti che a Roma per il momento sono secondari. Voi Euganei, come si chiama, probabilmente per il medico di famiglia della zona potrebbero essere immediati. Si stanno studiando eventualmente anche dei meccanismi di tutela per la quarantena, perché come ha detto Maria, se quel medico è stato a contatto con la persona positiva,
se deve stare 2 settimane a casa, certo. Quindi c'è il problema del sostituto e di tutto il resto. Si sta valutando, non ci stiamo scordando di questo. Ecco, il messaggio è: poi se che polizza sarà non lo sappiamo, può darsi che sfrutteremo i 15 giorni, la franchigia, magari l'EMPAM interviene sulla franchigia, questo è, però al momento sappiate che ci si sta lavorando, oggi si è lavorato, tanto per dire, è un work in progress che non sappiamo. Sicuramente ci sarà il medico di Codogno, che mi pare che sia stato, non so se era positivo poi, perché molte cose, se detto positivo o negativo, quello di Codogno era, gli ospedalieri avranno altre tutele, gli ospedalieri che sono parecchi, certo, hanno altre tutele che sono quelle della dipendenza, quindi saranno a casa e percepiranno lo stipendio. Noi ovviamente abbiamo qualche problema. Aspetta, c'è... Aspetta. No, aspetta, prima ci sta lui la domanda. Sta. C'è Maurizio, c'è... Sì, ho capito, ci sta lui e te. Sì, sì, okay. Allora, prego. Funziona, sì? Funziona. Dunque, Maria, per cercare di essere molto pratici, no? Cerchiamo di individuare un percorso nei nostri studi del paziente che ha il problema, no? Allora, quando uno ha la febbre, la tosse, allora vado dal medico. Quindi, quando viene da noi, trova che cosa? Una scritta di quel tipo davanti alla porta. Certo. La prima cosa. Per cui dice, beh, allora me ne devo andare a casa e devo chiamare il medico, giusto? Ci chiama, noi rispondiamo. Allora, noi... per telefono dobbiamo stabilire se questo c'ha un'influenza. Questo lo possiamo fare benissimo perché sappiamo i sintomi dell'influenza. Però come facciamo noi a stabilire se questo qui c'ha una polmonite in atto oppure si complicherà con una polmonite? Li possiamo dire, per esempio, io nel caso di un'influenza, io dico, vabbè, hai l'influenza, però e curati con queste cose. Tu hai detto della tachipirina che non bisogna darla, mi pare. Quindi, perché uno che ha la febbre a 39 naturalmente prende la tachipirina. Non ti scordare il triage telefonico e la domanda da dove vieni e dove sei stato. Ma questa è chiunque dobbiamo. No, questa chiunque, ma quella però ti fa individuare un percorso diverso. Certo. Se ti capita quello che non è uscito mai da casa, è sempre stato a casa sua e c'ha sintomi da raffreddamento, quello è un altro file, lo tratti come sempre. E gli dai la tachipirina. Gli dai la tachipirina, gli dai quello che ti pare. Però il problema è se invece rientra in quel... Se c'è un'ipotesi, diciamo, un'ipotesi. Un'ipotesi, non una certezza. Quindi praticamente noi attiviamo quel numero servizi, che hai detto, questi numeri, questi servizi. E quindi diciamo il 118 che poi potrei... Io non ho capito se prima lo Spallanzani o... No, 112 adesso 112. Diventerà. 112. 112. Lo Spallanzani 112. Non c'è più. Non c'è più, quindi il 112. Allora, no, non è che non c'è più, il numero dello Spallanzani non c'è più. Non c'è il numero del telefono, capitemi. Il 112. 112. Che è il numero unico dell'emergenza. Allora, il 118 non esiste Maria, più. Maria, il 112 poi va a si attivano loro. Allora, prima di tutto parlerà con te, prima di tutto parlerà con te, no? Perché tu lo stai chiamando, quindi ti guiderà, se tu ti sei dimenticato di porre una domanda chiave, ti consiglierà, dice chiedili se papà. Quindi sono io medico che chiamo il 112? Certo, sei tu che... Certo. Pure il paziente lo può chiamare il 112, sta male a casa, dice faccio, chiamo il 112, vabbè, può chiamare anche lui. Ma se stiamo parlando di un paziente, stai vedendo tu, no? Sì. Giusto? E quindi in quel caso sei tu che chiami il 112 e ti confronti con il collega. Il collega a quel punto ti dice, la situazione è semplice, mettilo a casa e buonanotte, no? E seguilo telefonicamente per i prossimi giorni, vedi come sta. Ecco, questo oppure... è il punto, dobbiamo sentirci ogni giorno telefonicamente, perché se questo poi dipende dalle condizioni, no? Non sappiamo che cosa ti avrà questo tuo paziente, quindi lo puoi chiamare tutti i giorni, come magari lo puoi chiamare ogni 2 giorni, quindi no. Se è un quadro tranquillo va così. Se il quadro non è tranquillo e quel signore c'ha l'affanno, e allora temo che il 112 se lo caricherà. Certo. Lo prende, va a prenderlo in condizioni di sicurezza e lo porta. E... Ricordati che devi sempre segnalare il caso nel frattempo. Nel frattempo segnala il caso all'ASL. Anche all'ASL, certo. La scheda, il modulo che c'è, insomma, quello mi pare che avete dato. No? Che dice, guarda, c'è un paziente mio non c'è una scheda, la scheda è segnalata, non è quello che abbiamo dato, è per il triage. La scheda.
la scheda che non vi ha inviato nessuno, il nazionale, quella che usate per fare il triage, esatto. Che vi guida, che vi guida nel percorso mentale, e quindi questo c'ha la febbre, sì, no, questo no, c'ha la tosse, sì, questo è tornato no. dalla Cina, aspetta, sì, aspetta. Lì 112, io c'ho uno con febbre e tosse, è tornato dalla Cina. Oppure oggi che è tornato da, com'era, Bertonico? Codogno, da Bertonico, da un paese della Lombardia. Oh, pizzichettone. Nel nord, dove c'è il problema più sì. che da noi, cioè fanno questo, cioè fanno già questo e davanti alla porta dello studio mettono questa scritta. No, veramente lì fanno di peggio, non escono da casa lì. Anto, io non lo so cosa fanno in Lombardia. Allora, nel nord c'è un cordone di militari e polizia intorno a quei 12 comuni, cioè lì non s'entra e non s'esce in quei comuni. Sono chiusi dentro casa, non possono uscire da casa. Comuni 11, 12, quanti sono? Non possono. Non solo, ma se provano a uscire rischiano pure la denuncia. Quindi purtroppo ci sono persone che la settimana scorsa sono state lì o hanno avuto. Scusami un attimo, facciamo fare anche altre domande, perché stiamo facendo la. No, però era passa, percorso... Sì, però passa il microfono lì a cosa. Eccolo qui, vai. Adesso dottoressa Severa. Lui ha fatto la domanda. Scusa. No, uno o l'altro, ascoltami, era uno dei due, però, perché si era prenotato uno solo. No, se no poi dopo sai che facciamo in due. Allora, io volevo sapere soltanto una cosa: se un paziente viene da noi e chiede un certificato, come facciamo noi a sapere che la sua azienda è chiusa per legge? Beh, te lo dirà, te lo dirà. No, tu non lo puoi sapere. Quello, perché quello ti dovrebbe venire a raccontare che non avrebbe nessun motivo. Hai detto che ci sono delle sanzioni, eccetera, eccetera. No, io ti ho detto che nel caso di una sospensione, in base al decreto della Presidenza, del Consiglio dei Ministri, ma scusa un attimo, tu fai il certificato, che te frega? Tu hai fatto il certificato, poi che sia chiusa l'azienda o sta in cassa integrazione non sei tenuto a saperlo. Sì, certificato vuol dire è malato con prognosi. Quello mica basta. È malato, Tu mi stai dicendo uno la cui impresa è chiusa, si sovrappongono, perché ti dovrebbe chiedere un certificato di malattia? Se l'azienda è chiusa come da provvedimento di legge, è chiusa, punto, è chiusa. Dunque, non possono chiedere un certificato di malattia. Da noi non ci stanno aziende. Scusami, se no poi si configura la truffa ai danni dell'INPS. Siccome ieri è capitato... Però un paziente è venuto, mandato dal datore di lavoro... No, scusate, se parlate non si sente niente, non riusciamo a capire. Allora, ti è capitato, dicevi, scusa. Ecco, un paziente è venuto, mandato a me dal datore di lavoro, chiedendo 7 giorni di malattia per un raffreddore. Ecco, perché... la stessa domanda che hanno fatto da internet, la integro, l'ATAC ha detto che ha chiesto, ha rimandato il lavoratore a casa, ha detto, siccome è stato a Milano... No, questo è solo un raffreddore. No, aspetta, sì, il tuo è uguale a questo, rispondiamo a tutte e due... l'ATAC l'ha rimandata a casa dicendo fatti dare 15 giorni perché noi qui non sei stato a Milano, non ti vogliamo fare. È successo a tutti, è successo. E questo è un caso che è successo spessissimo a tutti quanti, anche con la scuola che rivola il certificato perché sono stato a Livigna a sciare. Ecco, questo qui. Rispondiamo a tutte e tre, Mari, così diamo. No, devo rispondere io, ho razionalizzato le tre domande. Lo so, ma è sempre quello il ragionamento, cioè esistono le circolari, le direttive ministeriali, cioè se un caso è in isolamento, cioè lì non c'è storia. Si parla, Maria, di ditta che dice al paziente raffreddato, sì, mai andato via da Monterotondo. Ha detto anche le scuole. Ok. Le scuole. Ma lì non ha senso la richiesta del lavoratore. Quello è raffreddato veramente. Se è raffreddato veramente, giudicherai tu da medico quanti giorni deve dare. Mo 7 giorni per un raffreddore mi sembrano un po' eccessivi, francamente. Ma cioè, allora, se quello non c'ha la febbre, c'ha il naso che gli cola. Al di là del paziente, è il datore di lavoro che non l'ha fatto entrare al lavoro. Allora, ecco, allora il datore di lavoro, ti posso spiegare perché mi sono capitati quattro casi, sono capitati in giro. Scusa. Allora, il lavoratore telefona a uno dei medici del Dipartimento di Prevenzione che rilascerà
una dichiarazione al datore di lavoro che quello non può benissimo prendere il lavoro, non c'è niente, glielo fai valutare dal Dipartimento di Prevenzione, perché tu non puoi fare né un certificato falso, ovvio no, né una dichiarazione di non sussistenza di malattia infettiva. Tu che criterio hai? Senza tampone come tu fai? Tu non hai mica criteri, quindi tu non puoi fare nulla. Quindi lo so, i datori di lavoro mo si inventeranno un sacco di cose. Le scuole, eccetera, eccetera. Dipartimento di prevenzione. Dice al lavoratore, non mica li telefoni tu, ti telefona lui. C'erano gli altri, ma comunque. Tanto è una continuazione di questo, perché in effetti a me è capitata la stessa cosa, ho sbagliato evidentemente, anche se non so bene perché ho sbagliato, nel senso che questa persona è stata mandata via in quanto a contatto con uno che era andato a Verona, quindi in zona verde, no? Ieri era zona verde, e praticamente io ho fatto un certificato dove dicevo che non c'erano sintomi clinici di malattia infettiva e basta, ho scritto solo questo, non ho scritto che non era malato, che era sano, ho detto soltanto questa cosa. Comunque, continuando questo discorso, viene un paziente, sempre considerando il decreto del Presidente del Consiglio del passato, viene un paziente che è stato a Montegrotto Terme, Abano, 17 km da Vo, seguendo il decreto. In realtà quello non è stato in una zona pericolosa. È stato in zona gialla. Allora, ti abbiamo fatto vedere la zona gialla. Ma oggi è zona gialla, no, ieri era rossa. È zona gialla, no, non era rossa. No. Dal decreto c'era. Non è mai verde. Stata rossa. Era verde dal decreto. Era verde prima che chiudessero quelle zone. La zona gialla è stata inserita. Nel momento in cui io l'ho vista era verde. Adesso che devo fare? Devo richiamarla e dirgli statene a casa? No. Quanti perché giorni non fa è tornata questa signora? Oggi è martedì, ieri domenica sera è tornata. Domenica sera c'era gialla la zona, non è che l'hanno vista oggi la zona gialla, Allora venerdì, 7 giorni fa. Stato venerdì. Quando hanno chiuso quelle zone, che sarà 5-6 giorni fa, erano messe già le zone gialle. Quando è scoppiato tutto il macello. Sì, ma sul decreto non c'era questo giallo. Il decreto del 25, se tu lo leggi, non c'è scritto giallo da nessuna parte. Allora, c'erano solo gli 11 comuni. La zona gialla è, te la sto dicendo io gialla, che perché la chiameranno gialla, è la zona centrale dell'infezione più le regioni limitrofe che l'hanno dichiarato in semi stato di nel decreto, per contiguità. Non è scritto questo nel decreto. Allora, gialla la chiameranno, ma allo stato dell'arte nel decreto hanno detto, ascoltami, ma porca miseria, ma allora io cerco di rispondere e tu mi parli sopra, se mi parli sopra rispondite te, allora stammi a sentire, dimmi bene, fallo finire, sì, fammi finire, finisci. Allora hanno dichiarato la zona rossa, no? Sì. Nello stesso decreto hanno dichiarato zona rossa e attenzione a tutti quei casi che si verificano nelle regioni limitrofe, le quali regioni limitrofe adesso le dichiareranno regioni gialle. Loro hanno detto attenti che lì ci sono stati casi, ma controllate tutti quanti i casi, i contatti che ci possono essere stati di quelli della zona gialla, di quelli che stanno al di fuori delle regioni limitrofe, che possono aver avuto contatti nel frattempo prima della chiusura con questi qua. Questo era quello che hanno detto inizialmente. Poi adesso domani, dopodomani, divideranno l'Italia in tre, sta su Quotidiano Sanità, ovviamente la zona rossa, la divideranno rossa, la zona gialla, che è tutto il nord Italia, e la zona bianca, che siamo noi qua a Roma. E questa sarà la prossima mossa del governo domani, dopodomani. Però il monitoraggio noi lo dobbiamo fare nella zona centrale e nelle regioni periferiche che stanno intorno, perché ce n'è una che stava a Tarrimini, hanno fatto il torneo dell'arco e ci stavano il pizzichettone là che aveva i rappresentanti a Faltino dell'Arco, quella è stata messa immediatamente in osservazione, mentre se uno arriva dalla zona rossa non è che sta in osservazione, va segnalato immediatamente, perché se uno dei pizzichettone è venuto qua a Roma e sta dentro una casa del parente, quello va immediatamente segnalato. La prefettura adesso metterà addirittura una multa economica, l'ultima di stamattina,
se tu sei, vieni da Milano, zone limitrofe di Milano, la zona a rischio, e non segnali la zona gialla e non segnali alla ASL che sei qua, quindi restringerne ancora di più. Però te non hai sbagliato, eh? Quella persona, se metti a osservazione, non è che devi sparare. Se per caso ha sito raffreddore o qualcosa del genere, immediatamente c'è la 118. Quindi anche se viene dalla zona gialla. Io so giallo. Sì, anche se viene da gialla. Maria. Certo. Non so se c'eri tu. Aspetta. C'eri tu. Aspetta un attimo, c'era Elisabetta. C'era Elisabetta. Finisci le risposte a gli altri due casi. Eh? Le scuole. No, 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 no. Quali casi? Eh sì. È l'ADAC che se non viene da zona a rischio, è l'ADAC che vuole. Capito? Io cioè, non è che viene da Milano. Io viene da Milano quello là. Si può? Capito? Oggi mi ha chiamato uno che stava sciando, mi ricordo, ma a Livigno. Livigno non è niente, cioè è tornato in macchina, ha attraversato la zona rossa, ma spero che non si sia infettato. Quindi io ho detto che sta tranquillo, stanno bene, lui, la moglie e i figli. Se no c'è quel filmato, avete visto come fanno in Francia, vengono soppressi direttamente, quindi allora, è un'ipotesi. Allora, Francesca, fai laggiù la cosa, sì. Dai, la domanda. Allora, credo, penso, domande... che molti di noi sono in difficoltà, non tanto con la zona rossa, cioè paziente zona rossa, c'è, facile, c'è storia. Ok, in c'è storia. Le chiamate che ci arrivano, come so, penso che sono capitate un po' a tutti oggi, torno da Milano, sono asintomatica, però sono stata 15 giorni, 10 giorni, 3 giorni fa a Milano, che cosa devo fare? Il 1500 ha detto a una mia paziente, sei asintomatica, non devi far niente. In quel caso l'azienda ha deciso che forse saranno chiusi qualche giorno, quindi mi ha detto lei non deve far niente, ma se l'azienda non lo fa e il paziente mi dice io non c'ho niente al momento, non c'ho raffreddore, non c'ho... Ma sono stata a Milano ieri, che cosa io devo fare? La metto a casa col codice dell'INPS, Milano sorveglianza? Non è una zona, Milano non è una zona al momento, quindi niente. La trasmissione e quindi niente. Quindi se niente. Invece è già... Se lui invece ti dice che a Milano è andato a cena con un signore tornato dalla Cina, o ti dice che è andato a cena con uno dell'Iran, o ti dice che è andato a cena con uno di Berto non so che, Pizzichettone, allora automaticamente quello invece diventa una persona da segnalare. E se ha devi sintomi, sempre indagare. Se ha sintomi e se può anche non Milano... aver sintomi, ma no, si è avuto un contatto stretto. Vabbè. A no, Milano ha fatto una cena stretto. Di lavoro, Francesco. Scusa, concludo. Allora, a Milano ci si va per gli affari, okay? Ok? Gli affari spesso sono quindi di grandi società che hanno infiniti legami con l'estero, no? Quindi tu non ti basta dire che è tornato da Milano, tu devi dire che cosa ha fatto a Milano, che cosa ha fatto, perché se quello ti dice sono andato a Milano da mia zia, ho ripreso poi il treno, però il treno va anche bene, e sono tornato, oppure ho viaggiato in macchina, non c'è nessun problema. Se quello ti dice sono andato a un meeting, a una che non ne fanno, però sono andato a una a una riunione con Pinco Pallo che veniva da una zona a rischio epidemiologico, e allora quel signore va chiaramente segnalato al dipartimento di prevenzione. E se viene dalla zona gialla, ma è febbrile, scappa. Lo tiene sotto osservazione, a maggior ragione. Lo tiene sotto osservazione. Capitato a me stamattina, chiave. Dipendente dell'Istituto Superiore di Sanità. Io l'ho detto, testa a casa, vediamo un po' come evolve. Hai fatto la certificazione? Io ho fatto la certificazione. Deve essere chiaro al 100% è sintomi febbrili o di malattia respiratoria. Fatta malattia. È non o sì, forse è storia di viaggio o spostamenti o contatti stretti con un operatore sanitario, con un uomo d'affari, con le signorine che ci sono a Milano. Non lo so, devi indagare. Ok. Non basta che c'ha la febbre e la tosse, devi indagare. Oltre questo, c'è un E? Se c'è un E,
allora verosimilmente devi segnalare. Se non c'è le, hai finito. Ok. Elisabetta. Questo proprio ci deve essere molto chiaro. Lei che Elisabetta. Il rischio epidemiologico ci deve guidare. Vai Elisabetta. Allora, due cose veloci. Una, ieri, forse un po' così, ho fatto un certificato di malattia a una persona che aveva la febbre alta, eccetera, eccetera, che non mi ricordo, io adesso purtroppo ho il vuoto in testa, quindi non mi ricordo, ma non mi pare che venisse da quelle zone, però, o forse sì c'era stato, perché se no non l'avrei fatto, vabbè, ma l'ho fatto al momento e era la prima volta, il primo V29. Allora, il mio dubbio è, non lo volevo far spostare da casa, il mio dubbio è, non devo segnalarlo, lo devo risentire per vedere come sta. No, ma il V29 è quello che sta a casa. Il V29 è l'osservazione di uno stato di stato morbo infettivo, quindi è generico. Okay. Il problema non è quello dell'uso del codice, perché poi puoi mettere febbre, puoi mettere influenza, puoi mettere quello che vuoi. Il problema è anche qui il rischio, quindi tu dovrai assicurarti domani se questa persona aveva un rischio. Sì, sì. Un rischio. La seconda? La seconda invece è come ci si deve comportare col personale di studio. Come ti ho detto poco fa, l'ho detto già diverse volte, il personale di studio va tutelato come tuteli te stessa. Quindi, questo non c'è dubbio, forse anche di più, perché io magari posso scordare lei no. E quindi, cosa ho detto? Mica mandi la segretaria a incontrare il coso con la febbre. Però la mascherina lei sì, di quelle mascherina se in studio ti entra un paziente, cioè noi abbiamo preso le precauzioni, abbiamo messo il cartello, abbiamo detto un venite, la radio dice non andate, la televisione dice non andate e quello arriva lo stesso, e beh allora le stesse misure di precauzione che adotti per te le devi adottare per lei. Per lei, ma per gli occhiali lui. Per esempio io ho detto di mettere gli occhiali pure, ma se la segretaria è difficile a quel punto veda il paziente, quindi basterà la mascherina, basta mettere i guanti per le superfici. I guanti è la cosa più facile, i guanti sì, perché poi li butti e li rifai. No. Invece è importante la mascherina se per caso la persona sta male, è influenzata, avete il sospetto, gli avete data immediatamente a lui, perché se lui se loro la mette più loro che noi la mascherina. Teresa. Teresa e poi te. Poi io. Teresa. Teresa. Non ce l'ho. Non c'è no, perché è ormai ti ha fregato Stefania, dai. Era previsto. Poi uno e due. Anticipo Stefania. Dai. No. Allora Maria, scusami se lo ripeto, che tu penserai questi non hanno capito niente, e c'hai ragione, nel senso che stasera ti ringrazio, stiamo capendo. Allora, due giorni sono venuti tutti, altro che fare la telefonata eccetera eccetera, tre casi da Milano sempre, sono stati una 7 giorni, un'altra 5 giorni fa, una con la febbre e la tosse, l'altro con faringotracheite senza febbre. A questi tre casi io ho messo il V29.0 e sapevo che non c'era bisogno di fare la segnalazione mettendo questo codice, nel senso che li seguo nel tempo, giorno per giorno li seguo e se lo ritengo opportuno chiamo il 112. Esatto. Ho capito bene? Esatto. Sì, perfetto. Questa è la prima cosa. Questi si aggravano se uno di questi pazienti improvvisamente ha una situazione critica. Tu chiami il 112. 118. No, ma domani li chiamo 112. 112. Vabbè, un'ultima, l'altra cosa. Ah, ma allora io erano anni che non facevo un certificato per telefono. Io lunedì l'ho fatto. Allora mi autodenuncio, permettimi di dire, perché ripeto, sono venuti questi pazienti a studio ammalatissimi, io ho cercato di vederli subito, una tragedia, le persone anziane che c'erano, eccetera. Una mi ha chiamato, ha detto che aveva febbre alta, era stata a Milano, io gliel'ho fatto per telefono. Allora vorrei avere informazioni se l'INPS
ci grazia per il futuro, per questo caso, a farli per via telefonica, perché allora, se no come facciamo? Ti ho detto che stamattina c'era stamattina avrebbero dovuto incontrarsi, io poi non ho avuto ancora notizia alla regione, spero domani. No, ma avrebbero dovuto in realtà sentire la direzione generale dell'INPS. Avrebbero dovuto sentire la direzione generale dell'INPS per concordare questa eventuale deroga, però intanto io ti posso dire dormi tranquilla. Chi è? Dormi tranquilla, perché in una condizione di emergenza, e ormai noi siamo in presenza di diversi decreti che attestano, poi se esce pure quello di stasera che aumenta l'importanza della cosa, e quindi noi siamo chiaramente in emergenza, in base a un articolo che ora non mi ricordo, 54 del codice penale, la prima cosa è la salvaguardia del medico, la prima. Allora non credo che a te nessuno ti potrà mai fare niente per questa tua autodenuncia, non credo proprio, guarda, non credo proprio, perché effettivamente questo fatto doveva già esserci stato risolto dal ministero subito, non oggi che siamo, che la gente appunto va, torna via, doveva essere già pronto. Beh, vi dico che di fronte al studio mio mi sta arrivando una notizia adesso, c'era l'ambulanza con biocontenimento, ha prelevato un paziente da via di Promontori che era stato nell'Odigiano con febbre, quindi domani ecco, ti metto tutti nella stanza tua. No, purtroppo è vero, perché la notizia è vera, però vediamo, non è detto. Scusa, non è detto, beh, però è nello studio nostro, quindi mi io una cosa, allora, scusate, prima che fa, scusate un attimo, andiamo avanti perché sennò siamo, è tardi. Allora, prima che fai la domanda, una cosa importante, mi hanno detto adesso che c'è stato il primo caso in Algeria di coronavirus. Indovinate chi è che in Algeria che ha fatto? Un italiano, ovviamente. Ci facciamo riconoscere. Prego. No, allora, una cosa veloce. Prima di tutto, visto che prima di tutto deve essere tutelato il sanitario, e che noi siamo quelli in deve essere, scusate per gentilezza, deve tutelato essere... il sanitario, e noi siamo sicuramente quelli meno tutelati, no, in questo momento. Forse sarebbe il caso, gli ospedalieri io ho visto che una mia amica poveracci, che sa il bambino Gesù, che è tutta bardata. Mi stai parlando di un altro tipo. Quindi, l'ospedaliero non è fatto tutto dai centri di eccellenza, è fatto anche da quel piccolo ospedale di provincia di quel paesino, che invece 5 sanitari si sono ammalati più l'infermiere, perché non avevano chiare le procedure, oppure perché quel signore, nonostante tante volte sia stato interrogato, qualcosa non deve aver detto, ma non lo so, però dico, però sono stati colti di sorpresa, quindi in questa barca ci siamo dentro tutti, certo, i sanitari, poi i centri di eccellenza sono preparati, magari certo. Magari sarebbe il caso di fare un comunicato dicendo ai pazienti che se hanno dei sintomi particolari respiratori, prima di venire a studio chiamassero il proprio medico. È quello che stiamo facendo. Allora io l'ho messo il cartello, scusa, già da oggi, forse perché l'ho già scaricato. No, io già l'ho messo. Allora questo ti rispondo io, perché visto che parliamo di comunicazione. Allora io l'altra sera sono andato in televisione. Io già l'ho messo. Stiamo portando Però il paziente in tutti gli ambiti. Ma scusami, la Regione Lazio, se tu vai sul sito della Regione Lazio trovi questo. Questo è il nostro. Trovi un manifestino dove c'è scritto contatta telefonicamente il tuo medico. Lo trovi sulla Regione Lazio, Ministero della Salute, sul sito del Ministero della Salute. Quindi la comunicazione è indubbiamente partita. Io non l'avevo vista questa cosa, quindi vai sul sito della Regione Lazio. Cosa personale, mio marito torna domani da Torino, perché ma non c'è niente a Torino, ecco. Lo devo far dormire in giardino. Sì. Però è stato prima a Milano, perché loro stavano e ovviamente
teatro pieno di gente che veniva dagli intorni di Roma. Tanto bene il tuo marito, tu li pensi di dire, cioè a Torino ci sono stati 3-4 casi, tutte persone che venivano dall'Odigiano. Ti posso garantire che vengo da ieri da Torino, giravo in quartiere cinese, sono stato pure, a parte quello, vabbè, non c'erano persone con maschere, ok, la situazione è tranquilla. Volevo mettere malattia. Scusate, per favore, per cortesia, un po' di silenzio perché abbiamo fatto la domanda. Ultime due domande e poi okay, poi volevo chiudere io con una cosa sindacale, ve la dico dopo. Allora, no, c'è lui anche. Allora, abbiamo detto molte cose, però è stato affermato all'ultimo da una cosa a me non chiara. Avete detto che domani quello che è oggi giallo dovrebbe diventare rosso. No. Vi ho anticipato le rivelazioni che poi diventeranno domani. Giallo-rosso, okay. Mai. Da questo tavolo, mai. No, è perché sai, ne diciamo tante, può essere anche noi abbiamo confuso. Detto che l'evoluzione non è nelle nostre capacità però può mediatiche. Okay. Può succedere. Allora, oggi ovviamente a me è capitato un caso che è capitato a tutti, e un assistito non mio in UCP veniva dal Trentino, un ragazzo che che fa assistenza a persone fragili. Il datore di lavoro della cooperativa gli ha detto di prendersi malattia. Lui è stato molto onesto, ha detto: io mi sono preso giorni di ferie. E lui è venuto a Roma in treno, non sa chi ha. Io ho fatto un triage, abbiamo fatto anche con l'altra collega un triage. Erano tutte negative le risposte, perché lui non sapeva chi è che aveva avuto vicino. È stato in montagna, è stato alle feste di paese, dal Trentino, quindi per noi rimane negativo. Il problema è che il datore di lavoro non lo vuole. A quel punto lui che può fare? Grazie. Lo mandi alla prevenzione. Che ok, al datore di lavoro a prevenzione. Perfetto, grazie. Datore di lavoro, dei problemi telefonati. No, ma questo è il problema. Il datore di lavoro. Il problema sono proprio questi, datore di lavoro e presidi. Datore di lavoro. E presidi. Datore di lavoro. Allora, stanno facendo un casino, stanno facendo. Walter. Allora, prima di fare la domanda, io credo che quando c'è una malattia dichiariamo malattia, quando ci sono altre situazioni che fanno parte e vengono disciplinate da circolari e altro, si coinvolgono le istituzioni previste, preposte. Altrimenti da noi vengono a chiederci di sanare situazioni che non sono di malattia. Ecco, io credo che su questo ci sia proprio la tranquillità. Sei malato sì, non sei malato no, il resto lo risolvono facendo il contatto col dipartimento della ASL. Io volevo soltanto un chiarimento nel balletto di istituzioni da contattare, numeri di telefono da contattare, perché abbiamo parlato di 112, 118, Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e altro. Hai fatto prima cenno all'ipotesi di quello che nonostante tutto arriva nello studio e tu verifichi, ipotizzi concretamente il rischio che sia malato perché c'ha la sintomatologia e perché c'ha i contatti con zone a rischio. A quel punto ipotizziamo di doverlo istituzionalizzare in qualche modo. È ancora il 112 o è il 118 a quel punto? No, allora 112 per Roma e provincia. Per praticamente attivare l'ambulanza. Non esiste più il 118, Walter. No, questo perché in provincia. No, allora scusate. Chiariamo. Il 118, un momento, fermatevi. Nel Lazio c'è il numero unico dell'emergenza. È molto preciso. Viene comunque una studio, decido in base al triage che gli vado a fare. Ma non l'ho capito, ti sto rispondendo. E allora voglio sapere, dico, lo devo istituzionalizzare. 112, perché nel Lazio, allora scusatemi, adesso non lo so se lo sapete, ma nel Lazio il 118 non esiste più come numero di telefono. Guarda che i numeri sono c'è il numero 1, sì, però sono shiftati tutti sul 112. C'è il numero unico che è il 112, che è il numero unico delle emergenze. Va bene, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza. Noi chiamiamo il 112, poniamo il caso e ci passa un operatore e che fa il triage e assieme a voi attiva. Il paziente per sbaglio, per caso,
è preoccupato, telefona al 112, 112 fa direttamente il triage e vede poi quello che gli risponde in un determinato modo. Quindi noi 112. E basta. E basta. Il paziente c'ha quell'altro numero per le informazioni. Quell'altro numero? Sono andato su, che devo fare? È un altro discorso. Mio cognato 800-118. 800-118 è un altro discorso. Info. Perfetto, è questo che cos'è. Grazie. Finish. Notizia, in tutto questo casino hanno fatto l'atto di indirizzo. Quindi se non altro, l'atto di indirizzo è il passo necessario per poter poi passare al saldo degli arretrati 2017, 2018, 2019, 2020 fino ad adesso. Non è ancora finita, deve essere approvato dalla conferenza Stato-Regioni, ma considerate che in questi giorni la conferenza Stato-Regioni è un po' impicciata. Però il passo è stato fatto, il Ministro delle Finanze e dell'Economia ha dato l'ok, quindi a questo punto tecnicamente dovrebbero passare 60 giorni dalla ratifica della conferenza Stato-Regioni. Quando avverrà la conferenza, in tempi normali avremmo detto qualche giorno, oggi ovviamente è così. Se poi ci pagheranno in soldi o in mascherine lo vedremo. Questa è la buona notizia, perché comunque c'è un discorso anche di qualche soldino arretrato e di adeguamento contrattuale. C'è l'adeguamento contrattuale immediato e poi gli arretrati che dovrebbero arrivare in unica soluzione. Quindi tenete l'automobile, se ci paghiamo le tasse e le mascherine, dai, su, e poi i 5 giorni di franchigia quando ci ammaliamo. Però insomma credo che nel casino generale tenete presente che la segreteria nazionale ha fatto anche questo, perché è veramente un problema. Sì, vabbè, l'adeguamento dell'UCP. L'adeguamento dell'UCP, beh, non è il momento buono per chiederlo in questo momento, credeteci, no, non è un problema, non è un problema di soldi, è un problema di opportunità. Noi abbiamo fermato con le altre sigle alcune iniziative. Oggi pensate che sia il caso di fare iniziative sindacali in questa fase? Ci abbiamo un comunicato che sta lì in stand by a firma di tutte le sigle sindacali. Ci siamo sentiti, ne parlavo oggi con Gianni Cirilli, aspettiamo almeno questa settimana, vediamo cosa evolve. Mo se sto caso di via dei promontori è vero, spero di no, ma è sotto casa mia. Capite, chi lavora a Ostia lo sa, ma potrebbe succedere a Ciampino, è chiaramente un problema, perché vuol dire che a Roma arriveranno i casi, è sicuro, è solo questione di tempo. Però è chiaro che le cose cambiano e vi garantiamo che in regione stanno a pensare tutto meno che all'adeguamento UCP. Nella sfortuna c'è stato anche questo. Il problema resta. Che vuoi fare? Va bene? Grazie a tutti. Grazie, ciao.